Per passare all'aspetto di ricerca di questi argomenti di carattere più teorico, ho illustrato la ricerca fatta sulle hate maps, le mappe dell'odio, fatta insieme all'Associazione Vox Diritti, all'Università di Milano e all'Università di Roma, insieme all'Università La Sapienza e all'Università di Bari, dove abbiamo studiato, geolocalizzato, mappato e soprattutto studiato rispetto ai contenuti più di 6 milioni di tweet, privilegiando il punto di vista di tweet che contengono parole di odio legate a 6 categorie di persone: le donne, le persone disabili, le persone omosessuali, le persone ebree, le persone islamiche e i migranti. Questo ci ha consentito di cogliere un aspetto molto importante della parola dell'odio via tweet. L'insulto è sempre accompagnato da una parola che attacca l'identità a livello del corpo e della dimensione dell'identità sessuale.